Buonasera a tutti, oggi vedremo come calcolare il MOA. Questo parametro è ben noto a chi è esperto nell'uso delle armi e nel tiro, ma può creare qualche difficoltà nel calcolo per coloro che sono alle prime armi, cioè per i principianti a cui è indirizzato questo video. Vediamo innanzitutto in cosa consiste il MOA. MOA è l'acronimo di un'espressione inglese che significa, tradotta in italiano, minuto di angolo. Vediamo sulla destra una circonferenza e dal disegno possiamo vedere come una circonferenza è rappresentata da un angolo giro che è di 360 gradi. Vediamo 0, 90, 180, 270, 360 gradi. Ciascun grado, presenta dei sottomultipli che vengono a svilupparsi secondo il sistema sessagesimale, cioè in sessantesimi, come avviene per il tempo. Per esempio, un'ora è costituita da 60 minuti e un minuto è costituito da 60 secondi. Così un grado è costituito da 60 minuti e un minuto è costituito da 60 secondi. Quindi appunto quello che a noi interessa è il minuto di grado, questo minuto di angolo che però in realtà si riferisce al minuto di grado, cioè alla sessantesima parte di un grado. Vediamo di calcolare questo valore, no? Abbiamo detto che la circonferenza è rappresentata da 360 gradi e abbiamo detto che un grado è costituito da 60 minuti. Quindi una circonferenza è costituita da 360 per 60, 21.600 minuti di grado. Quindi, se noi vogliamo calcolare quant'è la lunghezza di un arco di un minuto d'angolo in una circonferenza che, per esempio, ha un raggio lungo 100 metri, faremo altro che calcolare la circonferenza attraverso la formula nota 2π r. Nel nostro caso, una circonferenza di raggio 100 sarà lunga circa 620, 100 metri, sarà lunga circa 628 metri. A questo punto noi sappiamo che la circonferenza è formata da 21.600 minuti, quindi l'arco di un minuto di grado sarà lungo 628, una serie di numeri decimali, diviso 21.600, e cioè 0,029 e altro, no? Metri. Moltiplicando per 100 otterremo i centimetri, quindi un MOA a 100 metri è 2,91 centimetri. Esiste un altro modo per calcolare la lunghezza del MOA, utilizzando la misura degli archi non in gradi ma in radianti. Sostanzialmente la stessa cosa. Cos'è il radiante? È la misura di un arco rispetto al raggio. Così una circonferenza che è lunga 2π r diviso al raggio, 2π r diviso r, viene 2π. Quanto sarà un minuto di grado espresso in radianti? Semplice, se la circonferenza è 2π radianti diviso per 21.600, che sono i minuti presenti in una circonferenza, avremo un valore di 0,00229081 radianti. Se noi vogliamo vedere nel caso della nostra circonferenza con un raggio di 100 metri quanto è in metri questo arco, non faremo altro che moltiplicare la misura in radianti di un minuto di angolo per i 100 metri del raggio e otterremo 0,02908, eccetera. Moltiplichiamo per 100, per convertire i metri in centimetri, otteniamo 2,91 centimetri, esattamente lo stesso valore che avevamo ottenuto attraverso la misura in gradi. Però, no, c'è una terza possibilità.
Quando noi abbiamo misurato il MOA, cioè che è effettivamente il minuto di angolo, che praticamente rappresenta questo arco, adesso ovviamente questo angolo alfa non è di un MOA, che praticamente è un angolo con che è molto piccolo con questo lato che dovrebbe essere quasi parallelo a questo. Il disegno è fatto in questo modo per amplificare l'angolo e rendere più comprensibile il concetto. Quindi ammettiamo che questo angolo alfa sia il nostro MOA. Noi abbiamo misurato questo arco, no? Calcolando i 2,91 centimetri, però il nostro proiettile non è finito qui, perché il bersaglio, ecco, qui dobbiamo considerare che qua ci abbiamo il tiratore e questo, il dischetto verde, è il punto in cui è presente il bersaglio. Se noi abbiamo commesso un errore nel tiro di un MOA, il nostro proiettile non sarà terminato qua, ma sarà terminato qua e non qua. Quindi in realtà il calcolo del MOA come arco è soltanto un'approssimazione del vero scostamento che avrà avuto sul bersaglio il nostro proiettile, che è andato invece andato a finire qui. Vediamo come calcolare la lunghezza di questo segmento che rappresenta lo scostamento reale che il nostro proiettile ha subito. E ipotizziamo che questo angolo sia il nostro MOA, no? Questo segmento corrisponde alla tangente di questo angolo. Per calcolarlo per calcolarne la lunghezza basta utilizzare una qualsiasi calcolatrice scientifica, praticamente tutti i telefonini ormai ne sono dotate. La prima cosa da fare è convertire il nostro minuto di angolo in radianti. Questo perché spesso le calcolatrici utilizzano i radianti e non i gradi per eseguire questo tipo di calcoli. Un minuto di angolo corrisponde a questa cifra, 0,00029088209 radianti. Calcoliamo, quindi digitiamo sulla nostra calcolatrice tangente di 0,000 eccetera e verrà fuori questo numero. Ora osserviamo che sostanzialmente i due numeri sono praticamente gli stessi, cambiano solamente le ultime cifre decimali, 209 qua e 217 qua. Quindi effettivamente la distanza reale è un pochino maggiore rispetto alla misura che avevamo fatto del semplice arco. Però qui stiamo parlando della 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisogna arrivare all'undicesima cifra decimale per poter notare delle differenze. 209 è la misura dell'arco e 217 praticamente è la tangente. Quindi stiamo parlando di una differenza di 8, ma alla undicesima cifra decimale, che è una cosa assolutamente trascurabile. In pratica i due valori coincidono. Comunque, per fare il calcolo assolutamente rigoroso, moltiplichiamo i nostri 100 metri per il valore della tangente del MOA e otterremo questo valore, no? Che è in metri, esprime lo scostamento di un MOA. Possiamo arrotondare alla quarta cifra decimale e avremo 0,0291 metri, che corrispondono, moltiplicato per 100, a 2,91 centimetri, cioè praticamente la stessa cosa che avevamo calcolato in precedenza. Quindi sia che noi utilizziamo il sistema approssimato, quello in cui calcoliamo l'arco con i gradi e con i radianti, o che facciamo il calcolo più rigoroso, quello di calcolare la tangente dell'angolo, sostanzialmente il risultato non cambia ai fini pratici, perché le differenze si vedono a livello infinitesimale, o meglio, le differenze potrebbero diventare significative soltanto quando le distanze sono lunghissime, ma stiamo parlando di distanze di tipo astronomico, no? Quindi fuori assolutamente dalla portata del nostro interesse di tiratori, no? Vediamo adesso
in che modo possiamo applicare praticamente questi concetti, no? Abbiamo calcolato la tangente del nostro minuto di angolo e abbiamo visto che a 100 metri questo valore corrisponde a 2,91 centimetri. Questo nei paesi occidentali che seguono il sistema internazionale per la misura delle lunghezze, ma nei paesi anglosassoni si segue il sistema imperiale, per cui i tiri non vengono fatti a 100 metri, ma a 100 yard. Non a 25 metri, ma a 25 yard. La yarda però è una misura di lunghezza che è un po' più minore rispetto ai 100 metri. Infatti corrisponde a 91,44 metri. Calcoliamo adesso il nostro MOA rispetto a 100 yard e non 100 metri. Quindi moltiplichiamo la tangente del minuto d'angolo per 91,44 metri. 0,02629 metri, cioè 2,629 centimetri, un po' meno ovviamente, perché minore la distanza e chiaramente minore sarà lo scostamento. Come vediamo, a 100 yard lo scostamento è un po' più piccolo rispetto a quello dei 100 metri. Nei paesi anglosassoni un sottomultiplo della yarda è il pollice. Un pollice corrisponde a 2,54 centimetri. Adesso notiamo subito l'analogia che sostanzialmente tra un pollice e un MOA a 100 yard, la differenza è più o meno un millimetro e poco più di un millimetro. In effetti 2,629 centimetri, un pollice, un MOA, corrisponde a 1,047 pollici, quindi si può sostanzialmente arrotondare a un pollice. Ecco dunque il motivo per cui questo parametro viene molto utilizzato soprattutto nei paesi anglosassoni, ed è legato al fatto che è molto semplice da ricordare il concetto che uno scostamento di un MOA a 100 yard corrisponde a un pollice. Un MOA, un pollice a 100 yard. No. Vediamo adesso di tradurre questi concetti nelle misure che più frequentemente capitano nei paesi invece che seguono il sistema internazionale. A 100 metri abbiamo 2,91 centimetri, a 50 metri 1,45, a 25 metri, che è poi la distanza che per quanto mi riguarda è quella più interessante perché tiro con la pistola a 25 metri, e 7,2 mm, a 10 metri è 2,9 mm. Ora semplifichiamo ulteriormente il concetto. Abbiamo visto che la tangente di un minuto di angolo è 0,000291, ma questo valore può essere senz'altro approssimato a 0,03. Se poi moltiplichiamo per 1000 questo valore, otteniamo il valore 0,3. Perché moltiplicare per 1000? Perché in questo modo si ottiene un metodo semplicissimo per calcolare quanto vale un MOA a qualsiasi distanza. Abbiamo detto che per calcolarlo dobbiamo moltiplicare la tangente per la distanza. Ora, se noi moltiplichiamo 0,3 per la distanza in metri, otterremo il valore di un MOA in millimetri. Perché se moltiplicassimo per 0,0003 avremmo il risultato in metri, togliamo le tre cifre decimali e abbiamo così i millimetri, perché abbiamo moltiplicato per 1000. E così avremo un calcolo semplicissimo: 5 metri, 5 per 0,3, 1,5 mm, no? 25 metri, 25 per 0,3, 7,5. In realtà è un po' arrotondato per eccesso, perché abbiamo detto che il valore reale è 7,2, ma si capisce che qua stiamo parlando di 3 decimi di millimetro, che assolutamente sono a 25 metri assolutamente irrilevanti. A 100 metri avremmo 30 mm, quindi 3 centimetri. In realtà abbiamo detto che il numero reale sarebbe 2,91, però 3 centimetri è un'approssimazione assolutamente accettabile. 500 metri avremmo 150 mm, 15 centimetri. 1000 metri avremmo 300 mm, quindi 30 centimetri.
In conclusione, quando vogliamo calcolare lo scostamento di un MOA, non facciamo altro che moltiplicare per 0,3 la distanza del bersaglio in metri e avremo il valore in millimetri. Qual è l'utilità di questa, di questo calcolo? Non è tanto quello, non è in realtà lo scostamento in sé che noi interessa, perché è ovvio che per noi, se vogliamo vedere di quanto abbiamo sbagliato il tiro, non facciamo altro che prendere un centimetro e misurarlo direttamente sul bersaglio. E qual è l'utilità? Tutti quanti i sistemi di puntamento, sia ottici che elettronici, hanno delle viti di regolazioni sia in relazione all'alzo, sia in relazione allo scostamento laterale. Queste viti non hanno una rotazione continua, ma hanno una rotazione a scatti, e per ogni apparecchio o sistema di puntamento è descritto nelle specifiche tecniche a quanti MOA corrisponde uno scatto. Diciamo che in genere quelli più usati possono avere uno ad ogni clic, che potrebbe corrispondere il valore di un MOA, ma ci sono apparecchi di maggiore precisione che hanno anche scatti da mezzo MOA o un quarto di MOA. Quindi, in pratica, come utilizzeremo questo concetto? Vediamo di quanto è l'errore che abbiamo compiuto, che abbiamo fatto nel nostro tiro, quindi calcoliamo di quanti millimetri ci siamo scostati dal punto che era stato mirato. Ammettiamo che lo scostamento del tiro è avvenuto, del tiro naturalmente con l'arma che deve essere fissata, in modo tale da avere la certezza che lo scostamento dipenda dalla tonatura dell'ottica e non dalla mano del tiratore. Poi esistono dei metodi per poter calcolare con rigore matematico questo dato, ma questo sarà un problema che affronteremo in un'altra occasione. Per il momento consideriamo solo un concetto di carattere generale, e cioè prendiamo la misura in millimetri del nostro scostamento. Ammettiamo che praticamente lo scostamento che stiamo tirando a 25 metri e abbiamo uno scostamento di 15 mm, abbiamo avuto uno scostamento di 2 MOA. Quindi, praticamente, se la nostra ottica ha una regolazione con click di 1 MOA, dovremo fare 2 click nella direzione giusta, quindi opposta a quella in cui abbiamo avuto lo scostamento, per correggere l'errore in maniera sicura. Questo è tutto, buona giornata a tutti.